senso, scusa se interrompo, lo leggo in questo modo qui, nel senso, questa possibilità, di legarsi fra di loro, questa sfiducia nel potere istituzionale, mi pare stia verificando anche da noi, ci si lega in dei microgruppi attorno a delle figure, pensa al movimento di Grillo, pensa anche altri Ah, in Italia dici? movimenti. Insomma, io li valuto così, diciamo, neocarismatici. Allora, ovviamente ti dico, è pure Manto, ma cioè, se è letteratura, cioè, penso che abbia veramente a che fare un pochino con quel discorso che facevo prima sull'autonarrazione, sulla narrazione, eccetera. Cioè, credo che ci sia veramente beh, intanto bisogna pensare una cosa, no? Che i paradigmi, per esempio, di cui parla Foucault tra l'altro in quest'ultima delle bellissime conferenze, su questa cosa reclusione, inclusione e sequestro, inclusione. C'è un passo in cui dice adesso vi faccio un indovinello, credo che ci sia anche in Sorvegliare e punire sia ripreso, in cui parla della vita, dice indovinate dove si... Di che cosa sto parlando, se di un carcere, di un convento, eccetera, in cui si dice la mattina si svegliavano, non so, sveglia alle 6, cioè tutto l'impiego del tempo, e che poi era un'officina di industria tessile femminile, in cui tutto il giorno era completamente, avevano anche a un certo punto un pezzo di tempo libero, nell'ovest della Francia, mi pare nell'Ottocento, e in cui appunto, poi non dovevano avere rapporti sessuali, se per caso fosse entrato un uomo, eccetera, bisognava cacciarlo. E allo stesso tempo ricevevano un unico salario alla fine di questi anni, in cui stavano limiti per 5 anni, di 80-90 franchi alla fine. Cioè, come se in qualche modo avessero pagato quel pezzo di vita. Con questo salario finale non ricevevano salario, ma solo vitto e alloggio e vivevano completamente recluse. Allora, l'esempio di Foucault è per dimostrare il fatto che nel Medioevo, per esempio, c'era un'inclusione, una fissazione spaziale nel caso per esempio, dei servi della gleba. Cioè, le persone non potevano andare via, avevano solo questo rapporto spaziale con il luogo di origine e poi potevano essere liberi. Poi c'è invece il paradigma della reclusione, per così dire, psichiatrica, carceraria, eccetera, in cui si è reclusi per essere esclusi dalla società. E poi c'è quest'altro paradigma della reclusione-inclusione, che infatti lui chiama séquestration, penso sia stato tradotto sequestro, non so. In cui le persone vengono recluse per essere incluse dentro la forma capitalistica e hanno una inserzione del loro tempo nel tempo di lavoro e poiché la loro vita diventa tempo di lavoro, anche la parte per così dire libera, poi vengono in qualche modo, diventano corpi forza lavoro. Questo diciamo per dire che... Non da questo da solo la domanda, adesso come c'entrava su questo, sì. Sul fatto che adesso mi sono dimenticato, ho perso completamente il filo. Scusa, mi avevi chiesto quanto più sai, vabbè, questo qui l'ho segnato, questa idea di sfiducia, ma com'è che potevo legarmi a questa cosa? Hai detto qualcosa su. Alla fine, insomma, sulla figura degli intellettuali e la possibilità di creare un luogo dove possa esistere. No, non mi riferivo a questo, ma come mai mi è venuto in mente? Beh, adesso non lo so, sto detto io, ma avevo pensato a una cosa che dovevo dire. Quindi no, questa possibilità rispetto agli uomini la darei comunque, ma invece la domanda precedente... C'era anche il fatto delle nuove tecnologie nella disgregazione delle persone oppure nell'aggregarsi in Ecco, uno mi spirito sono universale. ricordata adesso, quella cosa da dire è questa. Cioè, dobbiamo pensare che noi non viviamo più in un mondo in cui in qualche modo si condivide lo spazio fisico con qualcun altro. Cioè, non siamo in fondo mai inclusi, se vogliamo. Cioè, questo volevo dire. Cioè, nel senso che quella cosa che Foucault pratica, appunto, in cui c'erano le officine, le carceri, la fabbrica, tutto grosso modo accadeva, no? Il grande movimento operaio ha funzionato perché questi corpi forza lavoro condividevano comunque uno spazio, per così dire. Ora è anche vero che
continuano a esistere, nel senso che comunque c'è Mirafiori, eccetera. Però noi, secondo me, la maggior parte di noi, a maggior ragione, in Italia dove c'è una disoccupazione giovanile che ha dei, diciamo, dei numeri, ma anche diciamo all'interno di piccole aziende, probabilmente si vive anche in maniera, intanto le aziende non sono mai così grandi come erano un tempo, e comunque si vive sempre abbastanza separati dagli altri. Noi non abbiamo tanto forme di condivisione spaziale. Pensiamo un pochino a come funziona internet, cioè se pensate ciascuno, per così dire, da un luogo completamente privato e isolato, accede, pensate come funziona un blog, a un'universalità più o meno ignota, mettiamo, c'è questa idea. Però chiaramente questo è un paradigma molto diverso rispetto a siamo tutti operai di una fabbrica, siamo tutti operai di una miniera, siamo tutte, non so, donne delle filande, per così dire, no? Bisogna riuscire a pensare, secondo me, come questo rapporto, che è allo stesso tempo di completo isolamento e completa apertura su un numero molto grande, virtualmente molto grande, diciamo, e credo che la nostra vita si gestisca continuamente in questa duplicità, ovviamente. Credo che se dobbiamo pensare anche a appunto un paradigma politico, credo che lo dobbiamo pensare in un pochino in questa duplicità, diciamo. Questo mi veniva in mente da dire. L'altra idea è appunto quella che dicevi della sfiducia, su quanto più si sa, tanto più si è sfiduciati. Diciamo, il problema probabilmente è questo, che nel caso di un occidentale, bisogna vedere, vabbè, quando questa crisi, voglio dire, nel caso delle soglie proprio di grande, grande povertà, che cosa produca. In ultima istanza, dico una cosa assolutamente paradossale, ma quello che caratterizza veramente la differenza fra la mia vita e quella di un ricchissimo non è il fatto, il mio rapporto con il denaro. Cioè non credo che ci sia un'enorme differenza in questo. Cioè voglio dire che anche il più povero dell'Occidente ha un rapporto con il consumo che non è completamente diverso da quello che... Infatti io mi meraviglio sempre, per così dire, c'è anche questa, dico, infatti non capisco questa cosa, capito, del consumo infinito, non so, dello yacht ricchissimo, cioè, perché dico sempre, ma quanto lo puoi usare? Cioè, quello che sicuramente è diverso è il fatto che a un certo punto si entra in una logica di denaro e di status symbol, eccetera, una cosa che ha a che fare con tutta un'altra cosa, che allora lì probabilmente c'è la grande differenza fra di noi, come anche rispetto al contare o non contare, la possibilità di persone che puoi muovere. Cioè voglio dire, la grande differenza non è nell'elemento economico, fermo restando che tolgo da questo discorso quelli che veramente hanno proprio difficoltà, voglio dire, a sopperire ai bisogni, i veri poveri, voglio dire, che in Italia stanno aumentando, quelli che non hanno casa, quelli anche alcuni che ne so, industriali, che hanno perso tutto e che adesso sono diventati senza STF, come si chiama, senza domicilio fisso, insomma, diciamo, fermo restando, diciamo, all'interno di una, per così dire, vita, fra virgolette, un po' protetta, cioè in cui hai casa, e più o meno non hai problemi di cibo e puoi accedere al consumo, il tuo rapporto con il denaro e con il consumo secondo me non è completamente reso. Quello che cambia completamente è il tipo, secondo me, di ricaduta sociale in termini di potere di quel denaro, perché altrimenti è inspiegabile, cioè ci deve essere questo valore in più. Per chi non condivide questo valore in più, per così dire, perché mi sembra completamente folle, io credo se c'è una cosa, voglio dire, che in cui... Infatti non c'è niente di peggio, secondo me, rispetto all'intellettuale quando fanno abuso di potere, cosa che fanno continuamente, perché lì capito che allora non si distinguono più. Non so come dire. Cioè, lì la questione, secondo me, e soprattutto per l'Italia, quello che è veramente malato, voglio dire, è la relazione di potere, come veramente... Io non è che conosco tanti altri paesi, sono due paesi che conosco abbastanza benino, sono la Francia e la Germania.
Cioè, vi assicuro che pur essendo paese esattamente come noi in termini di denaro, cioè, la relazione col potere non è la stessa. Cioè, per questo uno magari si deve. Cioè, e questa è la cosa che secondo me, nel senso che c'è una relazione col potere che è proprio è lì un po' qualcosa che io trovo un po' specifico, un po' malato. Secondo me ha a che fare probabilmente con la religione, non so se ha a che fare con la religione, non saprei perché volete, certo mi chiedo cosa ha l'Italia di diverso, forse un certo protestantesimo che è anche passato in Francia, nonostante che sia, volete, comunque ha avuto una qualità, però volete, lì c'è l'elemento veramente, in Italia c'è un elemento della corruzione del potere, ma non solo nel caso delle classi politiche, a cominciare da noi, volete, noi sappiamo che per ottenere, volete, qualsiasi cosa devi venire a patti, volete, non è possibile, cioè è qualcosa di insostenibile secondo me. Cioè, ma pure per ottenere, volete, quando fa una casa editrice, poco poco un articolo su Alias, volete dire, devi sempre un pochino funzionare. Non è che un giornalista si legge un libro e dice, oh, interessante, mai lo scrivo una cosa su questo. Cioè, non c'è niente di spontaneo, volete dire. Appunto, questo secondo me distrugge quell'altro, questo è quello che dà veramente sfiducia, non ha a che fare con il sapere. Cioè, perché sai questa cosa qui che ti abbatti, ma vuol dire, non è che in sé penso io il fatto di sapere, cioè non lo so, non direi che il fatto di sapere ti dà una sfiducia. Certo, c'è l'atteggiamento scettico, però io credo che i nostri parametri sono veramente, non so come dire, c'è qualcosa di. Insomma, intanto accedi al sapere abbastanza tardi. È chiaro, è vero che ci sono degli elementi che ti sfiduciano perché. Appunto, a fare sempre con l'elemento di impotenza, che è quello che dell'impotere, per così dire. Perché è chiaro che tu dici, cioè, ovviamente io per esempio, no? Adesso proprio faccio una confessione, cioè vado in una libreria, cioè, vedo narrativa, ci sono 100.000 volumi e in un angoscio dico, non scriverò più una riga, cioè, vuol dire, questo è un po' la cosa che uno ha, cioè, l'eccessivo consumo, anche quando uno va in un supermercato troppo grande, ti viene un angoscio e non riesci più a comprare, cioè, vuol dire, ti distrugge quel desiderio. Per così dire, questo direi che sicuramente, però secondo me ha a che fare anche un pochino con questo sentimento dell'impotere, dell'impotenza, dell'impotere, perché dici, vabbè, allora, però uno, cioè, appunto, non ha a che fare secondo me con il sapere, però ha a che fare piuttosto con l'eccesso di consumo di questa, perché vi assicuro che quando io ero bambina, ad adesso i bambini di oggi, il mondo è cambiato in una maniera, diciamo, sul piano degli oggetti e del consumo, è la cosa che è cambiata di più. Cioè, è cambiata in una maniera impressionante. Cioè, viviamo, io speravo che questa crisi togliesse un po' di roba, ma invece, viviamo in un mondo di oggetti deperibili, assolutamente inutili, che si distruggono e che veramente ci invadono in una maniera in cui, rispetto a cui, capito, abbiamo questa sensazione di effimero continuo, secondo me.